In compagnia, sempre con Dima Show, vi terremo compagnia con tante belle chiacchiere, tante belle canzoni, un collegamento alle ore 11.40 con l'amica di Redda con Radio Nova, Beatrice Bramini. Oh ragazzi, sono felice, perché oggi ragazzi non c'è più una farfalla in difesa tra di noi, perché si è vaccinata, eccola qua, la nostra Cocò, buongiorno! Buongiorno, vaccinata sulla rosa! Ascolta, io ho pensato una cosa, ma non è che quella rosa lì si appassisce avendo fatto ma no, rinvigorisce! È tutta bella, hai visto? Bella soda, bella! Qual hai fatto di vaccino? Questo. Fatto Pfizer. Ah, Pfizer, che è la stessa casa di un noto medicinale. Va sull'uomo. Che va sull'uomo. Vabbè, magari comunque la rosa ne potrà godere. Usufruire, che chi lo sa. Ma non ne abbiamo bisogno. Comunque stai bene, questo mi fa molto piacere. Sto bene, grazie a Dio, incrociamo le dita. Ecco, l'ho fatto ieri sera. Quindi il risultato dovrebbe già esserci, insomma magari spero per il momento, ma spero di non vederti, che ne so, svenire in diretta magari qua, che lo sa. No dai ragazzi, audience. Anzi, voglio fare un appello, mi raccomando, appello. Abbiate paura, fatelo, vacciniamoci tutti quanti, perché così ricominceremo più gasati, più motivati. Ne abbiamo bisogno. Poi comunque vabbè, ne parliamo dopo, dai, perché ragazzi, noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Quanti giorni mancano alla nostra partenza? 18 con l'esattezza. Sì. 7 più 18. Un paio di settimane. Sono 18 giorni, e poi se vai in Calabria, affrettatevi, perché chi volesse ancora farci un pensierino, gli ultimi 15 giorni per poter prenotare le ultime camere disponibili. Se no, il gruppo è già ben definito, noi si va lo stesso e ci divertiremo. Però se volete unirvi lo potete fare tranquillamente. E non ve ne pentirete. Allora, stavo dicendo che non sei più una farfalla in difesa, dai, ascoltiamoci. Ma non lo eri neanche prima, a te il Covid ti ha fatto un baffo. Ma piantala, no, non diciamo mai queste cose, arriva. Dobbiamo tutti aver paura. È vero che ti ricordi che lo dissi in un pranzo? Scoppiata poi un'epidemia. E poi dopo me lo son preso, va bene. Andiamo con Mauro Levrini per voi. E voilà, vorrei dedicarti una bella canzone dal titolo La Vaccinata di Checco Zalone, però non ci permettono di usufruire di peccato, questo videoclip. Peccato, perché è bellissima. Tiene la zina un po' calata, la vaccinata. Bellissima. Ragazzi, intanto abbiamo parlato di Calabria, no? Sì. Però ieri ho visto su Facebook, cara Cocò, dei nostri amici che avevano passato l'ultima vacanza con noi in Sicilia, gli amici di M Dance, e saluto Massimo, Margherita e tutta la ciurma, Remo, Ornella, Rosanna e Giovanni, che sono in quei di Lampedusa. Ci mancherete nella nostra vacanza, però ci tengo a salutarli perché sicuramente si divertiranno, ma non quanto essere con noi, ma al prossimo viaggio. E voglio collegarmi a questo discorso perché proprio di M Dance vi voglio parlare. Ecco qua la slide che arriva in sovrimpressione, perché tu dirai: adesso non si può ballare, ma nelle scuole di ballo qualcosa sta cambiando. Ecco qua perché l'M Dance ASD di Felegara, Parma, Via Repubblica 61, da giovedì 17 giugno parte con i corsi Riballiamo, tutti i giovedì dalle ore 20:30 alle 22, corso di ballo estivo, dalle 20:30 alle 21, scuola di ballo con gli insegnanti M Dance, dalle 21 si balla tutto il liscio. Gli orari indicati potranno subire variazioni in base alle norme vigenti al momento, capienza massimo 10 coppie, minima 5 coppie, prenotazione obbligatoria. La prenotazione obbligatoria, ma mi sono dimenticato di tirar fuori il numero di telefono. Adesso ve lo diremo. Nella composizione della slide me lo sono proprio dimenticato. Anzi, facciamo una cosa, ve lo dico al volo. Sì, perché prendete nota. Prendete nota assolutamente. Quindi ripetiamo: M Dance, Felegara, esatto. In provincia di Parma. Partiamo col numero di Margherita, eccolo qua, 348-5802-090, e quello di Massimo che risponde al numero di
Eccolo qua, portate pazienza. 347-4339-108. Poi li metteremo in slide, o se no prenderò la slide bene, completa. Bene. Da giovedì 17 giugno tutto questo sarà possibile. In preparazione poi di poter applicare tutto esatto. quello che si impara nella scuola di ballo finalmente nelle serate che ci saranno sicuramente, perché dovranno aprire, no? Dovranno le serate aprire stanno ripartendo, però il ballo del ballo non ma è... Ma dovranno aprirlo, ma vedrai che non ne parla nessuno. Andiamo a salutare qualche amico che ha scritto qualche messaggio. Tra poco saremo dici? In fascia bianca, quindi. Speriamo. Allora, speriamo. Luca Vitali, ciao Luca, mua, un bacione a te, arrivato, che dice qua. Ci sono. Poi abbiamo il nostro amico Daniele Spolon, buongiorno, buon inizio settimana anche a te. Elvira Dipinto, buona giornata, Nicola e Monica, e Mariangela Mary, buona giornata a tutti voi. Un bacione e buona visione. Beh, non c'è la nostra amica Roberta? Che, manca mai? L'appello, Robby! Manca l'appello da Robby, ma adesso arriverà per anche, farci preoccupare. Anche perché mi ha scritto prima. Ecco qua che arriva intanto un bel brano di Andrea Barbanera, Lasciati andare. Eccola qua, mica troppo. Anche farfalla se sei, indifferente. Anche se sei vaccinata, non lasciarti andare troppo. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Ed eccoci qua, cari amici, come per magia la nostra Cocò è arrivata in studio, super vaccinata con l'Intercity. Mi sento super... anche ringiovannita. Ma addirittura. Ma questo vaccino fa miracoli. Ma davvero? Però diciamo che su di te ha fatto miracoli, nel senso che comunque stai bene, mi Beh, fa insomma, piacere. Dai, non diciamolo troppo, che dopo va bene. Che mi buffate contro. Ma una che si potrà prenotare presto al vaccino, ce l'abbiamo in collegamento, la nostra cara amica Beatrice Bramini, buongiorno. Ciao Bea. Ciao a tutti. Sei giovanissima, ma a breve ci sarà un open. Eh sì, il 14 e il 15 di giugno, se non sbaglio, in base alla tua età, vero? Esattamente, noi dai 20 ai 25 siamo gli ultimi di tutti gli under 30 che ci vaccineremo. Esatto. Ho provato a prenotarmi per l'open day conclusosi ieri a Scandiano, ma tutto era già tutto esaurito, dai, cioè tutto prenotato. Ho sì. capito, io non sapevo, quasi quasi potevo prenotarmi, così ero già a posto per il viaggio, però non ci ho mica pensato. Ma è la fascia d'età. Ah, no, la loro fascia d'età, tu ho capito. Tu non sei giovane. Ma perché? Non sei giovane. Ma perché? Sono diversamente giovane. Andiamo, Beatrice, questa qua mi
mi prende sempre in giro, ma prima dobbiamo però, dobbiamo ricordarci la nostra sigla del Nima News, eccola qua. Allora, saremo o no una trasmissione seria con tanto di sigla per il notiziario? Professional. A te la parola, di che cosa ci parli in apertura? Allora, intanto mi scuso per la luce tera alle mie spalle. per prima cosa... Santa Beatrice, Santa Beatrice da Carpinetti, prego. Esatto. Vi parlo sempre dei vaccini, rimaniamo in tema. E vi voglio parlare della provincia di Messina che ha promesso a tutti i giovani che si sarebbero vaccinati la birra a 50 centesimi. Ha proprio messo uno stand all'interno dell'app vaccinale e gli ha detto: giovani siciliani over 16, se vi volete vaccinare qua c'è poi la birra a 50 centesimi dopo il vaccino. Ma veramente? È vero. No, questa è bella, cercare di far vaccinare e poi vi facciamo ubriacare, no, così vi divertite. Vabbè. E allora dovranno presentare un Green Pass, immagino. Infatti c'è un'altissima adesione poi in Sicilia, ho letto ultimamente. Ma l'idea da chi è arrivata? Dalla regione? E ho sentito che è solo a Messina è stata fatta questa cosa, quindi non so se era la provincia o dal comune, oppure se sarà allargata anche poi ad altre province della regione. Ma è curiosa questa. Aspetta, che ho una domanda da fare alla nostra Cocò. Ma ieri ti sei fatta una birra? Dopo che sei ma no, io sono astemia, quindi su di me avrebbe fatto poco. Ah, ce l'ho io l'alternativa: un succo di frutta, un pompelmo. E magari è meglio, sì, magari è meglio un succo di frutta per me. Esatto. Andiamo in musica, dai, guarda che bella canzone di un po' di anni fa, un po' di tempo che non la mando in onda. L'albero dei sogni, beh, per questi giovani un bel sogno di una bella birra da vaccinato non è male. Tutti ubriachi. Okay. Tu bevi, ti piace bere un goccio di birra? Beatrice, non è che ti voglio chiedere se bevi. Sei un'alcolizzata. Sì, perché io sono la stemma totale. Ti gusta? Diciamo che sì, la birra mi piace soprattutto dopo allenamento, quando fai tanti sforzi la birra rinfresca, più sì, del perché vino. È un alimento. Hai capito? Alla fine. Ah, perché tu fai l'allenamento? Fai l'allenamento? Sì, sì. Ah, ma allenamento così per tenerti in forma, non è che fai una disciplina particolare? No, io da praticamente da quando avevo circa 9 anni, credo, anche di più, faccio karate, quindi adesso abbiamo ripreso gli allenamenti che hanno riaperto le palestre. Fantastico. E quindi dopo allenamento birra. Luca, insomma, devi stare attento, quando la... Cintura 6? Che cintura sei? Sono nera dopo tutti questi anni, per wow. Fortuna. Quanti dan? Oh, ero ottimo. Due dan? Vai, sì. Grande. Allora puoi anche insegnare, o al terzo dan che si insegna. Ma come sei informata sul karate? Andiamo in musica? Dopo ci spiegherai. Va bene, dopo ci spiegherai. Dai, ecco qua che arriva. E voilà, questo era l'albero dei sogni, ma guarda te quante cose sto imparando, sto venendo a conoscenza che la nostra Cocò ha fatto il corso di autodifesa. Da chi ti dovevi difendere? Ma pensa a te. Caro mio. Hai capito. Allora lo stile qual è il tuo? Io mi sono confuso con quelli di nuoto, rana, delfino. No. Invece il tuo c'è è lo stile? C'è un filone anche nel karate. Dai. Da seguire. Dai. Lei mi diceva che è Shotokan. Shotokan. Tu Bea? Esatto. Che non c'entra niente con Roto Wash, quella era un'altra cosa, non stiamo facendo pubblicità. No, sono curioso, sai, ma come mai? Ognuno ha il suo stile. Esatto, pertanto se ti dovesse succedere qualcosa per strada, Beatrice, tu sei capace di difenderti. È importante, o no? Assolutamente non mi è mai capitato, spero non mi capiti mai, no, di per dover l'amor applicare, di Dio. Però spero di riuscire ad applicarlo. Ecco, esatto, una volta. Perché sicuramente per legittima difesa si possono utilizzare queste, certo, arti marziali. Io mi ero presa paura perché mi erano entrati sulla macchina mentre... sì, tempo fa stavo guidando al semaforo, era sera, tardi,
Io non avevo chiuso la portiera perché non ci avevo pensato, e al semaforo uno è sceso dalla macchina ed è salito sulla mia. Ma sei sicuro che non volesse un passaggio? No, no? Ma secondo te non era quello che guidava, era l'amico, per fare lo sciocco è entrato sulla mia macchina, però mi ero presa molta paura. No, no, non c'è mica da scherzare in queste cose. No, no. Andiamo avanti, un altro lato della nostra Cocò che non conoscevo, neanche della nostra Bea, sinceramente. E devo stare attento e buonino, perché sennò queste due mi menano. È importante sapersi difendere, davvero. Andiamo con la seconda notizia, Bea. Allora, dopo tante lotte ho scoperto che il 19 maggio la Camera ha approvato un disegno di legge che riconosce e promuove la lingua italiana dei segni. Uh-huh. E quindi riconosce figure quali l'interprete, appunto, della lingua dei segni come una figura professionale, e quindi anche, diciamo, promuove anche i corsi di formazione per diventare appunto un interprete di questa particolare lingua dei segni, ed era uno degli ultimi paesi europei a riconoscere proprio la sua lingua italiana, e quindi l'ho scoperto appunto quando è uscita la notizia, non pensavo, e penso sia importante per chi appunto ha questa disabilità uditiva di vedersi riconoscere delle figure e anche la propria disabilità, ecco. Di solito noi siamo abituati a vederle in televisione, nei riquadri piccoli, no, dei telegiornali, di alcuni telegiornali, o anche le conferenze che faceva il tuo Peppino, ti ricordi? È vero. L'ex premier. La faceva su Facebook il tuo Peppino, e si mette. Perché? E c'era, e perché tu lo seguivi mi molto. Mi piaceva, sì, esatto, fisicamente era un bell'uomo. Ecco, ma io sto parlando a livello di lavoro. Nella pandemia, vabbè, andiamo avanti, va. Ok, andiamo avanti, adesso cercherò di scoprire altre cose riguardanti il karate perché sono molto ma molto curioso, dai. Andiamo con un bel brano di Marianna Lanteri, Playa del Sol. Eccola qua. Bene, 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 ragazzi. Okay, non vedo l'ora di andare al mare, dai. Sì, faremo questi sguazzi, come si suol dire, ci buttiamo nell'acqua. Piscina, mare, piscina, mare, non torniamo. Tu quando vai in vacanza, Beatrice? Sono curioso. Allora, io se riusciamo a organizzare, perché non è detto, forse anche subito, anche l'ultima di giugno, riesco a farmi qualche giorno di mare, se no si va a luglio dopo gli esami. A coinciderà con la nostra vacanza in Calabria, allora. Dove dai. Andrai? Dove andrai? Sai già una meta? No. Andiamo, sì, no, se riusciamo a organizzare andiamo proprio qua vicino in Riviera, a Romagnola, a fare proprio un weekend. Ma cioè, due giorni. Cioè tipo Milano Marittima, cioè... esatto, proprio. Una cosa esatto. È sì, dove c'è la vita, dove noi ci divertiamo, noi giovani ci divertiamo. Sperando di riuscire a ballare, di riuscire a ballare nelle discoteche, noi non è detto, secondo probabilmente faremo solo... ballare sulla spiaggia. Ma ti manca tanto il ballo in discoteca, Beatrice, visto la tua tenera età? Sì. Cioè, non ero una persona che andava tanto a ballare, però quando poi te lo vietano per 2 anni hai voglia di tornare, ma anche in mezzo alla gente, esatto. Proprio spensierato, che adesso ancora c'è un po' di ansia da vedere così tanta gente insieme. Quindi quando saremo tutti vaccinati si spera che poi ci lascino ballare. Esatto. Se mai tu volessi approcciarti al nostro mondo, avremmo già un ballerino per te. Il nostro caro Luca che ha mandato un messaggio chilometrico. Siamo pronti? In tuo onore, prima di dare le ultime notizie. Io sono anche dai. Un po' irritata. Ma ti vedo che stai già arrabbiata. Sono un po' irritata. Ma adesso appena lo vediamo... faremo i conti bene lo a modo. Leggo? Vai, leggi. Un saluto speciale alla ragazza più frizzante, gioiosa, graziosa, carina, affascinante, sexy e sensuale. Come Beatrice Bramini, una ragazza dal cuore tenero e dolce, la mia luce, la mia stella luminosa che brilla nel mio cuore come un faro che non si spegne mai, e sei sempre solare, sei il mio sole che tutti i giorni scalda il cuore. Hai due occhi splendenti, brillanti come il cielo e il mare, sei un incanto, un'incantevole ragazza dal cuore d'oro, e hai un viso splendente che nessuno ha. Io vivo per te, sei la mia ragione di vita. Addirittura aspetta. L'altra volta ti ho dedicato la canzone Acqua e Sapone perché lo sei proprio. Io in quella canzone c'era una frase molto importante che diceva: ti porterò all'altare per strappare almeno un sì, e secondo me quel momento arriverà. Addirittura questa è una cosa grave. Io adesso mi sto inalberando. Volevo dedicare un'altra canzone di Daniele Tarantino, la canzone Ti voglio, ti mando un bacio alla mia regina di cuore. Cioè Luca, la regina, non urlare, una sola non urlare, stai calma, sei tu la regina incontrastata, ma
Qua si sta un po' degenerando, caro Luca. Ti sei dichiarato totalmente, ma come facciamo? Che lei è già fidanzata, scusami, Luca, non andiamo bene così. Sei fidanzata, sì, no? O no? Stiamo lavorando. Ma non siamo qua per parlare di cose... Della mia vita oggi ne ho detto abbastanza. Segniamo i segreti per le prossime volte. Esatto, ormai sappiamo tutto. Però occhio Luca, che insomma lei è molto brava col karate. Shotokan, dopo siete avvicini, tac. Dai, andiamo con le ultime notizie. Stavamo leggendo proprio dietro le quinte mentre andava il brano l'ultima notizia che è arrivata sul cantante Michele Merlo. A te la parola, Bea. Esattamente, stavo leggendo ora che è morto all'ospedale maggiore di Bologna per leucemia fulminante, sono di 28 anni, questo ragazzo che aveva partecipato nel 2017, come hai già detto, Amici X Factor, e appunto l'ho letto proprio ora perché la notizia in realtà è uscita pochi giorni fa e da lì proprio in sì, pochi giorni. Sapevamo che era grave, ma non la notizia proprio della morte è arrivata proprio in questi ultimi minuti, questa mattina. Ma ragazzi, 28 anni, sono pochi, sì. E ci dispiace molto, un altro artista che se ne va, perché comunque al di là del Covid, tante altre malattie ci stanno portando via dei grandi artisti. Ultima notizia di quest'oggi, di che cosa volevi parlarci? Guarda, l'ultima notizia, vi volevo parlare dell'inaugurazione di Via Zeglio Ciampi, che tutti avranno sentito il 2 giugno, e della gaffe che è accaduta proprio alle maestranze, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Sindaca di Roma Virginia Raggi, che appunto non hanno potuto scoprire la targa, hanno detto per problemi perché si era scheggiata, insomma si era rovinata, in realtà perché c'era stato un problema di spelling che tutti abbiamo sentito e faceva molto ridere, ma insomma alla fine si è risolta, che adesso cambieranno targa. Mancava una G, invece di Azeglio hanno messo Azeglio. Azeglio. E tra l'altro ho letto, correggimi se sbaglio, che colui che se ne è occupato è stato licenziato. Addirittura. Così c'era scritto. Povero. Mi sembra un po' eccessiva la cosa, perché comunque avrà fatto quello che gli avranno scritto, no? Certo. O sbaglio. Va bene, Beatrice, ti lascio ai tuoi combattimenti di karate. Grazie. Noi ci... sentiamo la settimana prossima, avvisami quando andrai via, mi raccomando. Certo. Parte che sennò diretta dalla spiaggia potremmo fare. Dai, bella, dai. Bella, ovviamente dedicheremo un bel costumino a Luca, che così siamo a posto. Così dopo è partito. Ciao Beatrice, grazie mille. Ciao. Amo la vita. Ciao. Ecco qua che arriva Nicola Congiu. Bye bye. Ciao. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. 3 serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le
delle Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. E voilà, cari amici, siamo rientrati. Ringraziamo ancora una volta l'amica Beatrice Bramini di Rete con Radio Nova. Tra l'altro voglio salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando dalle frequenze di Radio Nova. Questa mattina mi sono dimenticato. 94.3. Perché stavamo parlando del tuo vaccino, allora mi sto dimenticato della radio. No, sto scherzando assolutamente. www.radionova.it. Tra l'altro oggi alle 16.30 io e il presidente Gabriele Arlotti saremo in collegamento con l'amico Ricky DJ, Riccardo Ronchetto di Radio Vetrina, proprio nella puntata di Radio Vetrina. Visto che è una new entry. Esatto, perché lui ci ha voluto per insomma ringraziarci addirittura per averlo fatto entrare in questa grande famiglia che è Radio Nova. Domani, nella puntata di domani, avrò nei miei studi in regia l'amico Fabio, l'amico Simone di Radio Nova. Questo mi fa molto piacere, perché poi lavoreremo ancora insieme al palinsesto che è in continua evoluzione. Bene, adesso bene. Andiamo a tante novità. Leggere qualche messaggio. Esatto. Degli ascoltatori. Allora, beh, come non iniziare con il nostro amico Lupo Nomade. Eccola, eccola. Buon inizio di settimana, amici di Radio Nima, sempre di una bellezza divina la nostra Monica e in ottima forma pure. Speriamo, dai. Un bacio te lo do anch'io. Beh, effettivamente avevamo un po' paura di non vederti questa mattina. Sì, perché sai, le reazioni insomma di tanti a volte... Anche. Diciamo che alle 12.40 saremo in collegamento con l'amico Paolo Montanari su Life is Life Network. E lui ha messo forse. Perché sai, facendolo ieri sera tardi, abbiamo detto magari domani mattina. Oh, magari non starei bene domani. Ma speriamo di no. Speriamo facendo le corna, ecco, non si sa mai. Poi andiamo avanti con i messaggi. Abbiamo Enzo Folli che dice: ciao carissimi Nicole e Monica, buona giornata. Ciao carissimo. Dora Branchetti che dice: buongiorno Nicole, buon inizio. Parte per una nuova settimana, avanti tutta con la bella musica, bentornata a Cocom. Grazie. Poi dice: a me il vaccino mi ha messo veramente KO, ho le gambe che non mi reggono e devo ancora fare il secondo. Aiuto! Ma non ti preoccupare, dai, magari il secondo non ti fa nulla, cioè è sempre un po' tutto un mistero, no? È tutto molto soggettivo, quindi non fasciarti la testa. Poi Luca Vitali che l'abbiamo letto, abbiamo Delfi Conforti che dice: ciao Nicole e Monica, bellissimo programma. Grazie cara, grazie. La nostra amica Roberta Bertinelli che dice: buongiorno carissimi amici Nicole e Monica, buon lunedì, grazie per la stupenda musica e allegria, oggi finalmente sto bene, vedi? Vi abbracciamo forte, è stato un passant. Se l'è passata con 2 o 3 giorni adesso, di mal di testa. Adesso tocca a me, il 20 toccherà a me. Vabbè dai. Ma io starò bene. Ma c'è. Starò bene! Al massimo vado sul water. Come, no, vabbè, come uno lo sa, mette in conto un giorno o due. Ma sì, guarda, casca proprio a pennello, perché il 19 siamo al Bismanto a Catellani a fare questa serata, il 20 faccio il vaccino e il 23 poi abbiamo la tortellata di San Giovanni e alla tenuta Santa Arena. Ma il 23 starei già bene. Esatto, però se l'avessi fatto il 22, magari il 23 ero un po'... poteva essere a vedevo rischio. I tortelli da traverso, non si sa mai. Vedrai che andrà. Invece così sono sicuro di poterli mangiare tranquillamente. Sì, è sì. Quello il chiodo fisso. No, assolutamente. Andiamo con una canzone che l'aveva richiesta sabato l'amica Rosalinda Gabrini, visto che c'è l'ascolto anche Dora, se poi... ti senti con Rosalinda, diglielo che l'ho messa sulla canzone La terra più bella del mondo di Marche Alice. Tra l'altro proprio Dora è reduce da un bel pranzo con Marche Alice. Ho visto qualche immagine ieri, la canteva. Era molto soddisfatta. Esatto, si è rimessa esatto. In sesto dal vaccino. E poi, mo quella foto lì di fianco alla, cos'è, una damigiana con tutte quelle bottiglie. Come eri bella, come sei bella Dora, l'ho vista anch'io, fantastico. Molto bella, molto chic, molto dai, chic dai.
E voilà, siamo rientrati, c'è un messaggio adesso. Va mica bene, va Luca. No. No, ciao regina, ormai ti sei giocato la tua regina, ciao, caro regina. Luca. Oh, è vero che lui aveva specificato con la Bea regina di cuori. Ah, regina di cuori! Regina di cuori! Allora gliela posso passare, dai, io sono la regina everywhere, everywhere, ovunque. Lei invece è solo la regina secondo di cuori! Me, secondo me il vaccino sta facendo un altro effetto, la sta trasformando in Piero Pelù. Se comincia a vedere il pelo... Mi cresce se comincia a vedere il pelo del lupo nomade... Regina di cuori! Siamo Lupo, aspettami che arrivo! Lupo, ti si aggiunge la lupetta qua. Vado... Scusate, ma non ce la faccio sta serie. E con me è così. Vado al nostro appuntamento. Ecco serio, qua. Devi stare serio. Ancora non ce la faccio, aiutatemi. Circolo Arcivisvanto Cattellani, via della Canallina, 19/1, Reggio Emilia. Inizio serata, ore 20, in locale al chiuso e climatizzato. Sabato 19 giugno, aspettando il mio vaccino. No, Santa Lucia. No, aspettando il mio vaccino, perché il 20 poi farò il vaccino. Giusto. No, aspettando San Giovanni, un menù ricco, antipasto, tris de tortelli, dolci della casa, acqua e vino, 25 euro, spettacolo di musica d'ascolto compreso. Prenotazione obbligatoria al 347 96 85 142 329 056 10 79. Musica d'ascolto con Nicola Marchese e Maio. E Monica, oh povero me, ma ci arriviamo in fondo alla puntata, sì. Regina dei cuori, e mille colori, ecco qua che arriva the best, perché sì, Coco, anche col vaccino te sei sempre la migliore, meno ragazzi, male, la bassinata, meno male che ci sei tu, con la zina calata, vamos! La zina, no? Sempre the best, ci hai fatto bloccare anche la diretta Facebook e siamo ritornati alla potenza. La è la prima che volta che dentro. Mi succede con questa canzone, però tramite te. Si vede che l'algoritmo ha scelto la Cocò, oltre che il vaccino, hanno detto dai, facciamoci un algoritmo di Facebook e siamo a posto. Sti algoritmi. Allora, siamo quasi in chiusura, addirittura d'arrivo. Mi raccomando ragazzi, vi diamo appuntamento alle ore 13 su canale 77 Radio Italia anni 60 TV e poi ovviamente 113 per le Marche e 606 per Friuli e Veneto. Mentre invece alle 12.40, se volete seguirci con l'amico Paolo Montanari, saremo sulla pagina FB Live is Life Network. Che si chiama PNM On Air. Sembra quasi un medicinale, adesso glielo dirò. Ciao Nicola e Cocò, mi stavo offendendo perché non salutavi i radioascoltatori di Radio Nova, quindi un bel balzerino per me l'amico Daniele Musi dei Fadabbi. Daniele! Porta pazienza Daniele, ma l'età sta avanzando e io a furia di andare in giro con... Sei cocchizzato. Mi sono cocchizzato. Cocoizzato. No, cocchizzato sembra che sia cocchi. Dai, si scherza. Non ho scelto un valzer. Ho scelto una polca dal titolo molto particolare. La vogliamo dedicare al nostro caro amico Lupo Nomade. Cioè? La lupa. No, la lupa. La lupa. La lupa. Perfetto, meglio di così. Esatto, la lupa. Esatto. Perché comunque adesso, caro Luca, mi dispiace, hai perso il treno. Basta. C'è poco da fare. Dopo questa dichiarazione che hai fatto a Beatrice, niente, la nostra adesso, regina. Primo Luca. Primo adesso, c'è Lupo. Ecco, ma adesso secondo in vacanza non lo guarderai. Allora, non lo so, Luca. Dovrà rimediare. Ah, adesso dovrà vedremo. Rimediare in un qualche modo. Ecco, vedremo. Intanto vi salutiamo. A domani, ragazzi, col Nima Show Live. Vi lasciamo ai programmi di Radio Nova e oggi pomeriggio alle 16.30 ricordatevi che saremo in diretta con l'amico Riccardo Ronchetto di Radio Vetrina, io e il presidente Gabriele Arlotti. Yeppel. Ok? Però il programma inizia alle ore 16, ascoltate pure Radio Vetrina. Bye bye! Ciao, a dopo!